Ragazzi, da questa moto si scende così, almeno i piccoletti come me, eh. Sì, è un po' alta, ma è una bellissima moto. Tutte le moto di questa categoria sono alte perché sono nate per fare del fuoristrada, insomma, ecco, delle strade bianche, per cui ovviamente l'altezza della moto da terra deve essere di una certa entità, se no non è possibile fare questo tipo di uso. Allora, come sapete ormai tutti, perché è stata aspettata da tanti per tanti mesi, questa è la Panamerica. Questa è la versione S, quella più accessoriata, e vi dico che è una bellissima moto. Tutti ne sono rimasti sorpresi, noi artisti compresi, ecco, scusate la ripetizione. Non pensavamo che potessero fare una moto così bella e perfetta. Allora, si guida come una bicicletta, è semplicissima da guidare, molto istintiva e risponde immediatamente all'impostazione che puoi dare in qualsiasi curva o qualsiasi manovra. Ha un motore poderoso, 140 cavalli, e soprattutto sono generosi ai bassi regimi, come deve essere per un bicilindrico classico e soprattutto per un motore americano. È accessoriata come vengono accessoriate tutte le moto di questa categoria, con un sacco di aggeggi elettronici per fare i lunghi viaggi e per il controllo satellitare della rotta. Addirittura è possibile legare il proprio iPhone piuttosto che altro telefono alla moto e comandarlo da qui, rispondendo alle varie telefonate direttamente dal blocchetto della mano con la destra. In più ci sono mappe già preinstallate per le diverse guide nelle diverse situazioni. Quindi c'è una mappa per il bagnato che si chiama Rain, una mappa per il turismo normale che potreste usare per esempio in autostrada, una mappa sportiva che è veramente soddisfacente, ve lo posso dire, e una mappa da usare per il fuoristrada che appunto cambia le valenze dell'erogazione del motore per adattarlo ai fondi sdrucciolevoli. In più c'è la possibilità di mappare due mappe custom che l'utente può farsi da sé. Si possono variare un sacco di valori, dalla potenza espressa ai regimi di esercizio del numero di giri del motore, piuttosto che quanto deve intervenire il controllo di trazione piuttosto che l'ABS, insomma c'è da divertirsi. Allora, vi dicevo, questa è la S e ha anche la possibilità di abbassarsi. Cosa succede? In parole povere, la moto è settata per cui quando si rallenta, ci si ferma uno stop, la moto si abbassa notevolmente di 2-3 cm, per cui diventa più comodo ripartire da fermi. E questo è una bella cosa, è un bel giochino che la rende fruibile a tantissime persone. Vi invito a venirla a provare, venite a provare, perché vi ripeto, è stata una sorpresa. In meglio, non che ci aspettassimo una cattiva moto da Harley Davidson, però non ci aspettavamo che fosse così bella e così fruibile da tutti. Venite a provarla. Per quest'anno le moto non ce ne sono a mazzi, ne abbiamo ancora a disposizione, però questo cosa c'entra? Provatela, se vi piace, se non riuscite a comprarla quest'anno la comprerete l'anno prossimo. Io vi invito innanzitutto a provarla, provate, se poi chiamate prima riusciamo anche a dedicarvi una persona e il tempo adeguato. Se venite di sorpresa ve la facciamo provare ugualmente, però perdonateci,
magari non abbiamo tempo di servirvi in maniera particolareggiata. Allora, Harley Davidson Monza, il telefono è 039 690 8158 e io sono Guglielmo e troverete tutto il mio staff a disposizione. Venite con il sole e divertitevi.